Conferma nomina e deleghe a componente della giunta comunale dell'assessore comunale Teresa Claudia Antonella Cacciatore, dopo il rientro delle dimissioni che l'assessore aveva presentato in data 30 dicembre, e quindi reintegrata e naturalmente riavvio il lavoro. Questo è quanto. Abbiamo tenuto 10 giorni la giunta monca, oggi veniamo qua, comunichiamo, è rientrata, e viva la Marchesa, è rientrata l'assessore come se nulla fosse. Ok. Se ci sono interventi, ma io passo avanti. Visto che c'è stata questa volontà di discutere sulla questione, diciamo, politica, se ci sono interventi, poi li facciamo. È una questione di rispetto. Noi siamo consiglieri comunali, non siamo né un'assemblea di condominio, né una riunione di famiglia, né a mangiare una pizza con la vita. Ci siamo in consiglio comunale, una città come Policoro, qualcuno si alzi e cerca di dare spiegazioni concrete. Assessore Cacciatore, lei sente l'esigenza di trattare l'argomento delle condizioni di maniera per farlo della massima stessa popolare? O lo vogliamo fare semplicemente un giornale? Andiamo avanti con i puntatori del giorno, Dico, ma con quale faccia bisogna presentarsi e derubricare un fatto politico di questa portata come se fosse, scusatemi se faccio questo esempio, la gestione di una masserica. C'è un documento politico che è noto a tutti, è esaustivo, esauriente, le voci rimangono voci. Parlato di voci, Enrico Bianco, l'avvocato Bianco, quindi c'è questo documento politico che chiarisce tutto, per cui non ho null'altro da aggiungere, non ho null'altro da aggiungere, non ho null'altro da aggiungere. Non è possibile questo silenzio assordante. Non è concepibile. La vera onestà politica è quella di saper fare politica, cioè avere la capacità di fare politica. Si rifanno alla conferenza Stato-Regioni, quindi al governo, quindi a un tavolo che dovrebbe chiarire quella che è la cosa. Insomma, di fatto questa è, o non avete capito niente, oppure state nascondendo qualcosa. Al discutere di questa vicenda,
come avete fatto, come si è fatto, per vicende ancora più grosse. E quindi se l'assessore ci vuole far capire, ma ripeto, non a noi consiglieri comunali, alla città, ho un dato rispetto, te lo chiedo, l'assessore Cacciapini. Io non sono un opportunista della politica. A Politore per fortuna mi conoscono tanti. Lo sanno perché io ho fatto politica nella vita e l'ho fatta da ragazzino e non ho mai cambiato casacca. Io appartengo a una parte, lo sanno tutti. E quella sarà sempre la mia parte. Perché per me la parte non è un partito, per me la parte è un'idealità. Io sono e resto, sono e sarò di sinistra perché so per me che significa essere di sinistra. E non vado a contrattare per qualche posto di presidenza, appartenenza alla maggioranza, no? Grazie Pippo, grazie!